I pirati dello spazio. E visto che siete così gentili, prenderemo solo metà del vostro raccolto. Metà? Ma come faremo? Noi ne abbiamo bisogno. Shh, è meglio lasciarle fare quello che vogliono. E per evitare che qualcuno faccia il furbo, io ordino che nessuno lasci il villaggio. Vado a cercare aiuto. Vedrete che tutto andrà per il meglio se farete quello che vi ho detto. Guardate! Quella ragazza sta cercando di andare a avvertire qualcuno! Vai, inseguila. Devono essere i resti di una civiltà che risale a migliaia di anni fa. Perché non ci riposiamo un po'? Le mie zampe cominciano a farmi tanto, tanto male. Prenderò qualche rilevamento, altrimenti rischiamo di non ritrovare più questo posto. Lascia fare a me, lo localizzerò nella mia mappa magica. Dunque, vediamo, questo è il nord o è il sud? Deve essere uno dei due, o no? Aiuto! Aiuto! Qualcuno è nei guai. Fermati! Aiuto! Vado a vedere che succede, aspettatemi qui. D'accordo, Tila. Sta sicura che Adam non si muoverà di qui? Mi sembra un'ottima idea. Ho la sensazione che Iman correrà in suo aiuto. Oh, andiamo, non mi sembrava un'invocazione d'aiuto così disperata. E invece lo era, Kringer. Per il potere potresco! Andiamo, Battlecage! Ehi, aspettatemi! Forse è meglio che lo aspetti qui. Portami dove sono quegli alberi, gatto. Shh, non avresti dovuto lasciare il villaggio. Shh, che cos'è? Che fai da queste parti, Iman? Io ho sentito chiamare aiuto. E tu che ci fai? Non riesci proprio a stare tranquillo, eh? Attento a non prenderti un raffreddore. E così i pirati hanno deciso di prenderci metà del raccolto. Abbiamo già avuto a che fare con i pirati dello spazio. Allora ci aiuterete? Certo che vi aiuteremo. Ma avrei preferito che Iman non fosse venuto. Avevo avuto la sensazione che non fosse molto lontano. Io questa volta desidererei venire con te, Tila. E va bene, Adam. Orco, voglio che tu torni immediatamente a palazzo. Così mi perdo tutto il divertimento. Andrò io. Per una volta posso anche fare meno di divertirmi. Tu resti qui, Kringer. Avremo bisogno del tuo aiuto. È proprio di questo che ho paura. Sbrigati, Orco. Corri ad avvertire Duncan di portare le sue guardie. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile per liberarci dei pirati dello spazio. Avevi detto che avresti preso solo metà del raccolto. Adesso però ho cambiato idea. Ma non ci rimarrà niente da mangiare. Mi dispiace. Mi dispiace davvero. Dobbiamo fare qualcosa. Non guardare me. È meglio stare tranquilli o sarà peggio per noi.
Dove avresti intenzione di andare con tutte quelle provviste, amico? Mi sembra che tu voglia portar via qualcosa che non ti appartiene. Chi vuole saperlo? Oh, avrei fatto meglio ad andar via con Orco. Rose, chi sono queste persone? Sono miei amici, padre. Mi hanno appena salvato la vita. Liberiamoci di questi zoticoni. Meglio che scappi o quelli faranno di me un bebè tappeto. Guarda chi si vede. Ehi, ma guarda che bella spada ho trovato. La mia spada. Le nostre guardie stanno avendo la peggio. Voi due tornate qui. E tu chi saresti, grassone? Mi chiamano Dita Vischiose. Indovinate perché? Cosa? Non posso muovermi, ma che cos'è questa roba? È incredibile, sembra pece. Accidenti, ancora peggio della gomma americana di Orcob. Non riuscirete a liberarvi. La mia pece speciale è resistentissima. Se riuscissi a prendere la mia spada. Portano via tutto il nostro raccolto. Adam e Tila sono stati gli unici che hanno cercato di fermarli e adesso sono in prigione. Rose, dove stai andando? Sono miei amici. Cercherò di aiutarli a fuggire. Aspetta! Non cercare di fermarmi, padre. Fermarti? Ma io sto venendo con te. Sono anche miei amici ora. Io non ce la faccio più a stare qua dentro. Mi manca l'aria, voglio uscire. Avanti, Kringer, non è il caso di fare tutte queste storie. Mi chiedo dove sarà andato a finire Imen. Se non riesco a trovare la mia spada, ho l'impressione che Imen difficilmente sarà qui. Ciao, bel ragazzo. Che vuoi? Ho pensato che avresti avuto fame. L'ho preparato con le mie mani. Adam, guarda! Arro! Una volta questo era un deposito. Le vecchie celle di immagazzinamento sono qui sotto. Venite. Con molto piacere. Che succede? Non vuoi assaggiare il mio dolce? Dove andate? Aspettatemi! Così te li sei fatti scappare. Sei proprio un incapace. Ma non è colpa mia, sono stato preso per la gola. Siete un branco di stupidi incapaci. Non posso più fidarmi neanche di voi. Ma io ti ho portato questa spada, non ti piace? Bello sforzo. Chiamerò il perlustratore. Perlustratore? Sì, il perlustratore, sì. Troverà lui quei guastafeste. I pirati hanno saccheggiato questo posto. Accidenti, hanno portato via tutto. Proverò a parlare alla tua gente. Cercherò di convincerli ad affrontare i pirati. Sono delle brave persone, ma hanno paura. Vorrei sbagliarmi, ma ho l'impressione che stia per capitarci qualcosa di molto spiacevole. Guardate! Ma come avrà fatto a trovarci? Non credo che quella porta resisterà a lungo. Presto, dammi una mano, Arro. Aspettate, vi aiuto. C'è qualcosa che posso fare anch'io? Nascondermi. Non ce la farà a tenere lontana quella bestiaccia. Oh, boy.
non gli sfuggiremo mai. Con il suo eccezionale fiuto riuscirà a scovarci. Forse è un bene che quel mostro ci abbia fiutato. Non è il momento di scherzare, questo. No, ti prego, non uccidermi. Coraggio, vecchio mio, avvicinati, che ti do qualcosa da annusare. Queste spezie dovrebbero fare al caso tuo. Lo dicevo che gli avrebbe fatto un brutto effetto. Non riesco a credere che nessuno sia in grado di fermare questi pirati. Non possiamo far niente, sono troppo forti per... Devo assolutamente trovare la mia spada. Adesso ci dobbiamo occupare di cose molto più importanti della tua spada. Questo lo dice lei. Kringer, ho paura che tocchi proprio a te andare a cercare la mia spada. Tila e io cercheremo di aiutare questa povera gente. Ma se la sono presa i pirati! Ma non ti sto chiedendo di recuperarla, ma soltanto di scoprire dove l'hanno nascosta. Bene, se te lo dici tu, ma avrei preferito che non l'avessi detto. Non puoi certo affrontare i pirati da solo, ma se tutti voi del villaggio gli darete una mano, sono sicuro che potreste farcela. Quei maledetti ladri mi hanno portato via tutto il raccolto. E a me hanno rubato quello che avevo pescato. Questo è accaduto perché ognuno di voi era solo. Statemi a sentire adesso. Io sono sicuro che in voi c'è più coraggio di quanto immaginiate. E non resta che una cosa da fare, metterlo insieme. Cos'hai in mente di fare? Mi è venuta un'idea che servirà a sconfiggere Dita Vischiose e i suoi degni compari. Sbrigatevi, non ho nessuna voglia di invecchiarci in questo pianeta. Di la verità, hai paura che la generosità di questa gente finisca per commuoverti? Basta! Questi contadini hanno osato sfidarmi! Dì a quegli uomini di sbrigarsi! Lui non ce l'ha più la spada di Adam! Dove vado a cercarla adesso? Spero che funzioni, Adam. Non devi preoccuparti, Tila. Funzionerà. Mi auguro. Ora abbiamo tutte le loro provviste. Sono stati gentili ad offrircele. Che gli uomini controllino in tutto il villaggio, non deve restare una sola briciola. Neanche lui ha la spada. Sembra che nessuno abbia la spada, accidenti. Eccetto quel grassone. I pirati stanno arrivando. Allora ci siamo. Ciascuno sa quello che deve fare. Su, andiamo. Ricordate quello che ci ha detto il capo. Dobbiamo prendere tutto, tutto quanto, fino all'ultima briciola. Prendeteli. Dove sono finiti i miei uomini? Ehi, guarda, capo! Quello stupido gattone sta scappando con la spada! No, no, non guardare qui! Oh no! Ancora quella roba appiccicosa! Vola, vola, vecchio Kringer! Dimenticavo qualcosa! Hai detto che dovevo solo scoprire dov'era, ma dato che ero lì ho pensato che fosse meglio portartela. Ehi, stai andando davvero forte, Kringer. Bene, sarà il caso che io la usi immediatamente. Per il potere potresco! Amen!
Ehi, Butter Cave, andiamo ad aiutare i contadini a cacciare i pirati dal villaggio. Stanno arrivando! Caricate! Fuoco! Colpiti! Non vedo più niente! Gira a destra! A destra! Guarda cosa hai combinato! Se ti fa piacere, la prossima volta guiderai tu, sei contento? Aiuto! Oh, aiuto! I ragazzi hanno bisogno del mio aiuto! Meno male, i Men ci ha salvato la vita. Andiamocene via di qui. State andando da qualche parte? Shh, no, accidenti, ancora lui. Sono sicuro che starete comodi qui dentro. Provate a scappare adesso. Eccoti qua finalmente. I Men. Stai cercando il resto della tua banda, dita mischiosa. Ma credo che siano molto occupati in questo momento. Non ho certo bisogno del loro aiuto per prenderti. Sarà molto difficile che riusciate a liberarvi da quella posizione. Non sono affatto d'accordo con te, uccellaccio. Iman, sei arrivato finalmente. Poi ti racconterò, Tira. Ora devo acciuffare Dita Vischiosa che sta cercando di scappare con le provviste del villaggio. Corri, Battlegate! Ma che succede? Oh no, ancora quel dannato guastafeste! Penserò io ad assicurare la giustizia a questo cialtrone. Vedrete che nessuno di loro vi darà più fastidio. Sono stato solo uno spettatore innocente! Vi siamo infinitamente riconoscenti. Per quello che avete fatto. Senza il vostro aiuto, amici miei, non ci saremmo mai riusciti. Soltanto stando insieme, lavorando insieme, si raggiungono dei risultati. E adesso, con l'aiuto della mia magia, farò in modo che questi pirati spariscano per sempre. Ini mini dubidò, i pirati sparir farò. Porco, no, no! Oh, scusa Duncan. Orco, se fossi in te adesso, cercherei il modo di riuscire a scomparire al più presto. Penso che tu abbia ragione. Addio a tutti.